puntata di Onorato di Ono Bandana, che praticamente sta nel forno. Ah, rossina bianca però. Ah, rossina, come si è presa male però. Non è bruttissima, insomma, manco bella, però. Vabbè. Ciao. Puntata di Onorato di lunedì. Che io poi erroneamente avevo detto che la seconda puntata di docufilm in primissima, a proposito, ecco, due cose. Uno, ieri non ho fatto nessuna puntata perché sostanzialmente ieri ho avuto il mio bel da fare. Credo che un sacco mi abbia punto proprio su palmo della mano, maledetto, zanzare. E l'altra cosa è che è un caldo pazzesco. Insomma, ecco, ho avuto il mio bel da fare, insomma, ho dovuto un po' sistemare cose. Finalmente ho sistemato anche la SIM, quella lì, broker per la telefonia sotto rete Wind, che nel frattempo è arrivata, ve l'avevo detto, spero di sì. E vada, Dio, va come deve andare, Cristo, ecco, ho finalmente una connessione, adesso ho una signora connessione, ecco, non siamo a livelli di fibra ottica, però insomma è un'ottima connessione, quello sì. E stavo dicendo invece l'altra cosa, che prima assoluta, perché i due, se ve lo perdete, a parte siete brutte persone, per cui insomma, ecco, se ve lo siete persi, vi siete persi la prima puntata, la prima parte, ma vi siete persi anche la seconda, proprio le personacce, per chi se lo fosse perso, oltre a legnate, oltre a 10 mi pento, mi dolgo, frustate, eccetera, no, non si può perdere una prima assoluta della Fornace TV. Sarà in onda su BioBlu, il canale 262. Non so, ci sarà qualcuno e dirà: ah, il canale complottare, di roba. Per una volta tanto uno sforzo potete anche farlo, no? Di non avere i paraocchi, ecco. Anch'io, per dirvi, seguo uno come Scanzi che dice anche un mucchio di stronzate, tuttologo stile Corona, come si chiama, Mauro, tuttologo, no, cioè uno è specializzato, cioè uno dovrebbe avere l'umiltà di dire: ok, questa cosa io non so un cazzo, e quindi non mi occupo, non è la mia roba, so per sentito dire, questa è la mia opinione, ecco, questa è la mia opinione. Io spesso vi dico: questa è la mia opinione, ma non vi dico io so tutto perché sono un genio, no, perché ricordatevi che qua si dice che chi sa tutto sa anche da freschino, che è un odore particolare che non è raccontabile, se non con qualcosa di macio, ma è una semplificazione molto approssimata, perché in realtà non è esattamente così. E basta, no? Cioè, potete farlo uno sforzino, ecco. Per la serie vi collegate, mi pare fosse alle 8:30 di sera, vi vedete solo quello, poi il resto fate finta di non vedere e basta. Cioè, voglio dire, anch'io vedo, che ne so, il TG3, quello lì della regione, perché magari mi interessa quello che dicono della mia regione, che da altre parti non lo dicono. La mia regione, adesso in Veneto, visto che vivo qui, e quando vado in Umbria guardo quello dell'Umbria, che discorsi, però però per la serie, quando dicono delle stronzate, faccio finta di non sentire, le approssimazioni e delle cose del genere. E quindi, vabbè, quindi questo, adesso fra 2 secondi continuo. Tipo di domenica, siamo da...
dicevo. E niente, no, e quindi questo, quindi quindi loro hanno detto che invece è Prima TV, in realtà non è Prima TV, perché Prima TV è la nostra, cioè in realtà siamo noi che lo stiamo trasmettendo in Prima TV assoluta, e perché noi oggi 23 maggio è la seconda puntata, loro credo che la trasmettono tutta una botta, cioè prima e seconda parte tutte assieme il 2 di giugno. E quindi se vi siete, oppure se vi è piaciuto, probabilmente lo rifaremo rivedere anche noi. Non a caso infatti nella cosa non ho segnato, non ho scritto già, come invece forse ho fatto erroneamente, per quanto riguarda il film di docufilm di Oliver Stone. Invece questa volta non ho messo Prima TV apposta per quello, perché l'idea è quella anche di farvi rivedere più avanti, perché oltretutto poi oggi abbiamo anche la connessione da Dio, per cui insomma ecco differenza di, anche se manca ancora la sim da Alpesim, sempre sotto rete Wind, però vabbè, basta oggi, come vedete ho fatto così presto, perché a parte beh, per stasera, ma anche perché insomma invece adesso torno a casa, purtroppo continuo a lavorare, ebbene sì, perché ho tanto lavoro arretrato e non posso fare la protesta che ok farò solo quando ho tempo, cioè mai, cioè non potrò mai farlo, e quindi il problema è che la gente mi tarpina di fare i vari lavori, e quindi vabbè, quindi insomma toccherà farlo, niente da fare, vabbè, quindi questo, quindi toccherà farlo e lo faremo, e niente, purtroppo che dire, io sono arrivato, siccome il sole è abbastanza rovente io camminerei, perché sinceramente avrei cose da dirvi, ma ripeto, ieri che potevo purtroppo ho avuto il mio bel da fare e quindi ahimè non ho fatto in tempo a registrare niente, ma va bene, almeno così rientriamo nella programmazione normale. Onorato, noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao 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 ciao.